Ciao amici del canale, bentornati, o se fosse la prima volta che entrate su Eraldo Channel, benvenuti. Iniziamo un'altra storia. Si è svolta in Belgio negli anni 80 per avere un epilogo negli anni 90. Ci troviamo in Belgio e precisamente a Ixelles, una bella e fiorente città situate nel comune di Bruxelles, quasi al confine del Parlamento europeo. Appartiene alla lista dei comuni che confinano con la capitale. Bellissimi palazzi, parchi, prestigiosi negozi l'hanno classificata una location importante e meta gradita di moltissimi giovani, in particolare provenienti da altre nazioni che avevano deciso di stabilirsi in quel paese. Ma come dice quel detto, ogni famiglia ha la sua pecora nera. Così anche questa città è rimasta prigioniera del detto popolare stesso. Il mostro di Marcinelle, così era soprannominato dai media italiani, nacque proprio a Ixelles il 6 novembre del 1956. I suoi genitori, Victor Dutroux e Jeannine Lowens, erano una coppia di insegnanti. Si conobbero a Bruxelles inizio 1956 e, come detto, a novembre arrivò loro malgrado Mark. Ma come loro malgrado? Direte giustamente voi. La nascita di un figlio solitamente rallegra, no? Qualsiasi casa. Certamente diventare genitori è, oltre allo scopo della vita coniugale, un momento di emozioni e felicità per i coniugi. Ma quando i coniugi in questione sono come Victor e Jeannine, tutto si complica. I problemi nacquero da subito. Per la madre era un indesiderato. Per il padre addirittura era come uno sconosciuto, dato che Jeannine aveva lasciato da poco tempo il suo fidanzato e pensava fosse frutto della precedente relazione della moglie. Il maggiore dei tre fratelli e una sorella, Mark viene cresciuto in isolamento, chiuso in vani bui, picchiato con continuità e isolato dagli altri bambini. Lo stesso Mark in seguito confidò al suo medico Michael Matagnier come il padre una persona psicologicamente instabile, non equilibrata, e la madre la ritrae come una persona subdola, egoista e molto calcolatrice. I primi anni della sua vita sono privi di qualsiasi forma affettiva da parte dei genitori, che affogavano le loro frustrazioni sul bimbo picchiandolo anche senza un motivo. Il piccolo Mark trovava un po' di amore presso la nonna, ma purtroppo per lui fu un periodo affettivo molto breve. Sua madre, accortasi dell'attenzione della nonna nei confronti di Mark, non le permise più di vederlo. Ed ecco prendere il corpo dei criminologi, dei professionisti di queste situazioni. Mark denuncia che la madre aveva rapporti sessuali con lui e i suoi fratelli, al punto che uno di loro si suicida nel 1992. Questa dichiarazione molto forte bisogna prenderla un po' con le pinze, in quanto in Mark comincia a nascere una sorta di rancore verso la madre che piano piano si trasforma in odio verso tutto e tutti. Neanche la scuola l'aiutò. Venne giudicato dai suoi insegnanti svogliato, insofferente, indisciplinato, al punto che venne espulso diverse volte. L'ultima per aver venduto fotoscena a una studentessa. È stata un po' la classica goccia. Il padre andò a vivere per un periodo in Congo, ma iniziò a soffrire
di crisi depressive, con frequenze sempre più ravvicinate una all'altra. Questo fece sì che i genitori negli anni 70 si separassero, il classico passaggio che dette inizio ad un nero futuro della vita di Mark. Così il ragazzo lasciò la casa dove aveva vissuto fino al giorno che diventò maggiorenne e andò a vivere a Gosselier, nel comune di Charleroi, in un ripostiglio adibita stanza che trovò in affitto. Aveva conseguito il diploma di elettricista, ma non praticò mai questo mestiere. Disoccupato si procurava i soldi prostituendosi agli omosessuali. Il suo rapporto con le donne era tutto un salita. Questo mi ricorda un po' la mia gioventù. La madre dichiarò che non aveva neanche interesse per le donne, ma fu smentita dal figlio perché lo splendido usava il suo hobby, il pattinaggio sul ghiaccio, per fare cadere le donne in modo di poterle palpare con la scusa di aiutare ad alzarsi. A 20 anni frequentò una certa Françoise Dubois, un'orfana di 17 anni, che conobbe sulla pista di pattinaggio. Chissà, forse una delle sue vittime del palpeggio, che sposò nel 1975 e dalla quale ebbe due figli, Dani nel 77 e Xavier nel 79. Ma la nascita del suo secondo figlio coincide con la sua prima condanna per furto, un bel trampolino di lancio verso il futuro del bimbo. Dal 1981 al 1983 si susseguirono un paio di circostanze che segnarono la sua vita coniugale. Nell'81 Marc conobbe Michel Martin, della quale si invaghì in modo morboso. Iniziò una relazione extraconiugale che portò sua moglie François a chiedere e ottenere il divorzio nel 1983 a causa di tradimenti e percosse. Per Marc questa fu una liberazione, ma fu anche una brutta caduta di stile che risaltava quanto lui avesse una considerazione del tutto personale riguardo la figura femminile. Quando dopo il divorzio dichiarò: l'ho passata ad un amico perché non mi andava più. Insomma, per lui decisamente un oggetto. Il divorzio gli permise di poter vivere apertamente con la sua nuova compagna, dalla quale nacque Frédéric, nel 1984 nella loro nuova casa a Charleroi. Ma presto Michel capì in quale strana situazione si era cacciata. Marc trascurava decisamente il figlio, perché ripudiava fare il padre. I suoi pensieri erano concentrati su filmare i momenti intimi con la sua donna e era soggiogata da lui, per me era come un guru e lo assecondavo in qualunque suo perverso desiderio, dichiarò un giorno Michel. Con il tempo prese corpo un loro obiettivo, un desiderio tanto assurdo e perverso quanto criminoso, e cioè creare nella miniera nei pressi di Charleroi una città sotterranea, popolandola di ragazzini e di ragazzine. Allora dire questi giovani avrebbero trovato in questa città sicurezza, armonia e soprattutto molto amore. Per realizzare questo obiettivo Marc entrava e usciva con frequenza dal Belgio. Il suo scopo era quello di trovare giovani, ragazzine da rapire, drogare, violentare. E tutto con la complicità di Michel. E proprio riguardo a questo obiettivo l'ex legale di Dutroux, Pierre Julien, lasciava una dichiarazione settimanale
Sor Meg, specificando che Mark, dopo l'arresto del 1996, gli disse: «Avvocato, si rende conto che nessuno mi ha mai chiesto perché avevo scelto questa regione per la mia attività? Noi potremmo capire il perché, quando nel proseguo del racconto potremmo constatare la carenza e gli errori della magistratura nel punire i suoi delitti. Ciao, alla prossima!»